Li riconoscete questi occhioni azzurri che tra l'altro sono anche molto simili ai miei e quindi su questo ci potrebbero confondere? Questa bella signora è Manola Feira. Ciao Manola. Ciao Leo, buonasera. E noi siamo venuti a trovarla nel suo habitat naturale, che è la scuola Flash Dance. Viene da parlare piano. Come mai? Non lo so, è come un silenzio religioso. Siamo ad Arezzo, nella zona Giotto. Che via è questa? Questa è via Ristoro. Via Ristoro, quindi meglio di così. Via Ristoro c'è la scuola di Manola Feira, e non solo ad Arezzo, perché tu esatto. Ce l'hai ad Arezzo. E a Terranuova Bracciolini. E a Terranuova Bracciolini, sì. Che è in Val d'Arno. Sì. Oggi siamo venuti a trovarti qui, ma c'è un motivo. Il motivo è che tu hai coreografato addirittura il mio balletto di una sigla. Che meraviglia, ti ricordi fuori? Una cosa, poi per coreografare mezzo, ma come far fare l'uscio ferito che va oltre la morte del cigno a Maurizio Costanzo. Tu è tanto che insegni danza, vero? Sì, che insegno danza sono la bellezza di 13 anni, che ho la mia scuola proprio mia, questo è il sesto anno. E dietro abbiamo queste bambine a sì, segno, che è un segno evidente che si può cominciare presto. Certo, loro hanno 4 anni, quindi insomma l'età giusta sarebbe dai 4. Guarda loro, devono vedere i tuoi occhi. Allora, da 4 anni si può cominciare a danzare. Esatto. Tu a che età hai iniziato? A 4, preciso, a 4 anni. Come ti è scattata la molla di aprire la prima scuola? Oltre Senti. A capire che eri brava, ovviamente. Grazie. Niente, prima ho tentato di fare delle cosine in TV, come ovviamente tutti i ragazzi che sognano di fare questo tipo di lavoro in futuro. Ho cercato di fare provini e trasmissioni, eccetera, eccetera. Poi un giorno ho detto basta, avevo 25 anni, ho detto è l'ora di mettere la testa a posto, di creare qualcosa di grande per me, per il futuro, e ho detto, quando eri ragazzina te non c'erano trasmissioni tipo Amici, queste non c'erano, infatti, purtroppo no. Sei nata troppo presto o le hanno fatte troppo tardi? Però sei ancora in tempo per avere delle soddisfazioni, perché pensa se tu riuscissi a tirare su delle campionesse che vanno lì o dei campioni che vanno lì. Certo, no, ma infatti sono stracontenta, perché proprio quest'anno una delle nostre ragazze di 18 anni è stata presa al MAS di Milano, che è una scuola, un'accademia dove sicuramente ci sarà da fare, ma lì uscirà fuori qualcosa di buono, sono sicura. Senti, che rapporto c'è tra ragazzini e ragazzine? Ma no, sinceramente sai, qui da noi è una realtà d'Arezzo, insomma un pochino più provinciale, nel senso che ci sono pochi maschi. Meno maschi. Però no, sono tranquilli, poi si aggregano bene, quando ci sono insomma stanno bene. Questo secondo me la danza è un momento di educazione unico, perché si impara già a camminare sul parquet con le scarpette, bravo. Ti insegna a eseguire in silenzio e a studiare i movimenti. Certo, no? È quindi una disciplina tosta. Una disciplina molto educativa, secondo me. È vero. E l'età massima per venire da te qual è? Senti, ci sono anche dei corsi ovviamente dove non aspirano a fare più niente, ma che vengono comunque per tenersi in forma, per star bene, per sentire musica, dove hanno dai 30 ai 35 anni al massimo. Per danza classica, se danza tu fai classica. Solo danza classica. No, io faccio moderna, hip hop e contemporaneo. Anche hip hop, io sarei adatto all'hip hop. Sì, ti vedo. No, volevo chiederti questo. Quindi il riscaldamento della danza è come fare palestra, come fare una ginnastica. Cioè uno per fare movimento non può fare il riscaldamento con te? Certo, quello sì, però il riscaldamento della danza è tutta un'altra cosa rispetto alla palestra. No, ma voglio dire, si fa sempre movimento. Certo, certo. Facevo per me, se vengo io. Vieni. Vieni. Senti Manola, io in chiusura vado con un passo di danza. Tu mi dici, torna e mi dici sei adatto, va bene? Vai, Rita, vai. Sei pronto. Ho fatto paura anche a bambini, non so adatto. Ma si può migliorare, dai Leo, qualcosina. Torno a trovarti con le idee più chiare. Vai. Grazie soprattutto grazie per avermi fatto ballare in quella sigla dove solo tu mi potevi far ballare. Grazie mille, è stato un piacere. Buon lavoro. Ciao, grazie.